mi sentite? Giuro, con te sono stato sincero, stavolta facciamo sul serio, qui c'è meglio, uomo sulle lumare. Signore e signori, buonasera. Con questa voce un po' meno squillante dal solito vi voglio presentare la candidata a sindaco, la signora Paola Vallelunga. Anche che non la conoscete, dovete sapere che è una persona molto preparata, politicamente parlando. Anche se qualcuno fa gli spottò, a noi non ce ne fotte. Non dico parolacce perché mi sento di essere una persona per bene. Però quello che voglio dirvi stasera a tutte quelle persone che in questo momento stanno sentendo la mia voce, la mia è la voce del popolo, non il popolo sottomesso per 50, 20 o 30 euro quando c'è il voto. Questo voto deve essere libero di tutto quel marciume che vive da 25 anni a Termini Imerese. E io sono anche un promotor, perché ho portato tanti sindaci. Mi conoscete bene, io ho l'esperienza col signor Giunta, l'esperienza col signor, lo chiamavano il Cavaliere Errante, si chiamava Luigi Purpi. Poi ho avuto da fare anche con gli onorevoli famosi, anche senatori, Battaglia, l'onorevole Franco Piro, l'onorevole Giuseppe Lumia, poi senatore. Insomma, conosco bene la Marparia Termitana, perché queste persone che dice che amano Termini, subito dopo il voto scompaiono tutti, il lunedì successivo. E questo ve lo metto con la firma. Perché a me mi costa, 3 anni fa, io non ho niente da nascondere, avendo, diciamo, potendo spamare la mia famiglia, purtroppo sono dovuto andare nei lidi del Trentino Alto Adige, una cittadina come Termini Imerese, però con tutti i requisiti, come una persona libera. Invece qui ora vedo tutti questi lextofanti e licantropi, queste persone indegne, secondo me indegne, ce lo dico politicamente parlando, perché queste persone indegne non si devono camuffare. Un giorno c'hanno il vestito giallo e l'indomani c'hanno il vestito rosa. Fate schifo, ve lo dico sinceramente, fate schifo, perché questa è una bellissima cittadina con tante risorse, con tante cose che ognuno di noi potrebbe vivere con la sua onestà. Invece dobbiamo essere sempre succube o di questo o di quell'altro ente. La dovete smettere, perché è ora di finirla con queste barzellette. Perché adesso non dico che la signora che mi è vicina, la Vallelunga, farà chissà che cosa. Vi posso dire, anche se ci sono spottò politicamente, è molto più preparata di qualche lextofante che si candida o centro-sinistra o centro-destra. Questo ve lo posso mettere per iscritto. Perciò dovete smetterla, la dovete finire, che all'indomani del voto, no, non c'è più nulla, perché scomparite tutti nei vostri palazzi o delle cose che fate sotto banco, tipo moto carbonari. Siete dei carbonari. Siete delle persone indegne di Termini Imerese, siete indegne, e mi potete anche denunciare. Ci vediamo alla procura, lextofanti, perché ho questo spoco, è 3 anni che io sono lontano da Termini. Lo schifo che ho visto a Termini Imerese, con teatro sociale, con gente che non si può comprare il pane, qualcuno per la pandemia si ha fatto anche la politica a tipo che dava da mangiare alla povera gente. Vergognatevi! 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 E ora si presentano dall'altare maggiore che sono i puritani. Puritani, non sapete neanche la parola che significa. Puritani, non lo sapete. Non vi dico parole perché mi sento di essere una persona per bene.
ma vi dovrei proprio svergognare a tipo popolare, a tipo parolatti, perché vi meritate questo, vi meritate questo. Ora tutti che siete tutti belli pomposi per andare a prendere la posta in palio, per andare al comune, la prima cosa che avete a fare, i signori consiglieri che saranno eletti, dovete dare una mano al sindaco che verrà. Ogni quartiere ci deve essere il consigliere del quartiere. Dovete imparare a vivere. Dovete imparare a vivere. Non ognuno si può sorticendo, o se non ognuno ha il suo leadership, pu nipote, pu cugino, pu figlio. Vergogna! Vergogna! Non parlate mai di collettività. La parlate solo quando siete sul palco. All'indomani siete in nulla, siete in nulla. Non dico che la signora Vallelunga, diciamo, lei potrebbe cambiare. Lei cambierà qualcosa dentro quel comune, innanzitutto alla Porta Palermo. Porta pace per i dirigenti che ci sono incapaci e fannulloni, fannulloni, sono fannulloni. Se tu devi lavorare per la città, il sindaco che verrà deve scrivere qua in Piazza della Vergogna. Questa è la vergogna, la piazza questa. Non che ne bagni, qua è la vergogna. Quello che vedo in neanche un mese in giro, quello che vedo. Questa è vero la vergogna, perché ogni mattina c'è un santuario, pare un padre spirituale che abbiamo da rincia, no? E tutti i seguaci. Ma avete a mettere una maschera! Una maschera avete a mettere! Questo è un mio sfogo, perché voglio che la signora che parlerà dopo di me e prima di me vi presento mio figlio, che non ho niente da nascondere io. Mio figlio che è stato tanti anni fuori da questa bellissima città per motivi di lavoro, come tanti e tanti termitani che sono, io chiamo sempre estero, dopo Messina, perché per me dopo Messina è un colpo al cuore. Chi è che non l'ha vissuto non capisce, ma chi è che l'ha vissuto capisce che vuol dire quello che voglio dire io. E parlo a parole povere, non come a chi dice che si fa un libro. Un libro pure io non fino a scriverlo, ma ve lo dico con tutto il cuore, perché io amo la mia città. Non amo la città di domenica facciamo le votazioni e lunedì scomparite tutti. Miserabili! Siete miserabili! Siete miserabili! E voglio che la polizia o chi che ci circonda possano registrare. Non ho problemi io. Possiamo andare dove volete. Tanto ormai è finita la pacchia. La pacchia sta finendo. Perché la gente, quello mio è un voto di protesta contro queste persone di Mangiatoia Termitana da più di 25 anni. Conosco tutti, tutti conosco. Un giorno c'hanno la vestina bianca, un giorno si mettono i celesti, un giorno sono che cornare il cabanna, un giorno sono che cornare il cabanna. Siete inutili, inutili è una parola dolce. Perché vi mettete sul palco e non avete il coraggio di affrontare la gente comune, non avete il coraggio di prendere le vostre responsabilità politiche, invece non fate altro che schernire o denigrare l'operato della signora Paola Vallelunga. Non ci potete allusciare in gli scarpe, pure qui, sempre politicamente parlando, perché qualcuno si rattiglia. Benigno, dovete denuncia. Sei un cane, vai, vai alla procura, vai, ci vediamo alla procura. Con questo non vi voglio atteggiare o parlare ancora di più del solito, perché ne avrei cose da dirvi, ma siccome ve li dico a poco, e vengo pure che ne bagni, vado pure a Sant'Anna. Io non sono nato a Sant'Anna o che ne bagni. Io sono nato qui dietro le mie spalle, a Matrici, per Arre, però sono cresciuto insieme agli amici, o che ne bagni, e sia pure a Sant'Anna, e sono onorato
di quelle piazze. Questa è la piazza della vergogna, è questa. No, quando dicono o che nei bagni ci sono i sparrettieri ci sono dovunque, in qualsiasi luogo. La vita a finire di denigrare l'operato degli altri, tanto una vita unire, un ben mangiato più niente, perché finché c'è un benigno, con la leadership della Paola Vallelunga, avete cavoli di masticare. Non mi preoccupate che ci vedremo più avanti. Per il momento io purtroppo vi devo lasciare la mia terra, perché ancora qualcuno dice che non posso andare in pensione. Però ringraziando a Dio ho ancora la forza di poter spalmare la mia famiglia senza levarmi un cappello con Peppino Cappellazzo. Io non volevo un cappello con nudo, perché sono un carpentiere. E un carpentiere dovunque va in Italia va a lavorare. Per questo vi dico, non barattate più, non barattate più la vostra dignità, la dignità dei lavoratori. Già 9 anni o 10 anni che c'è la faccenda della Fiat, è 10 anni che vi prendono per il culo, vi prendono per il culo, vi prendono per il culo. E non può essere che io giro l'Italia, no, e devo sentire da termitano orgoglioso e mi devo sentire dire da tutta siete tutti accattati, da tutta siete tutti che vi venite per un voto, da tutta siete per 50 euro vi venite. Non è così, non è così. Io non mi vendo a migliori offerenti. Io vi dico solo, ho avuto problemi, sono stato vicino alla politica dell'Umia, sono stato vicino alla politica quando il senatore Battaglia era senatore, facevo votare come rappresentante termitano. Una volta il senatore Battaglia, e c'era il Senato, e una volta onorevole, perché c'era l'onorevole. Sempre per Termini Imerese, perché tutti quelli che dicono io amo Termini, no, ve lo ripeto a parole pulite. Il lunedì siamo in nulla, ci prendono per il culo, svegliatevi, svegliatevi! Questa è un'opportunità, questa è un'opportunità. E qui mi taccio, perché adesso devo presentare il mio primogenito, Benigno Vincenzo. Grazie. Buonasera a tutti, miei concittadini di Termini Imerese. Allora, mi voglio presentare prima di tutti perché alcuni mi conoscono, ma alcuni purtroppo non mi conoscono. Perché comunque io ho 22 anni che manco da Termini Imerese, comunque venivo sempre in ferie ogni estate a Termini Imerese e quando potevo scappavo sempre a Termini Imerese. Sono nato a Termini Imerese, da genitori di Termini Imerese e cresciuto a Termini Imerese. Purtroppo per motivi di lavoro sono dovuto emigrare come tanti giovani qua del siciliani come me a nord e sinceramente questa mia voglia, diciamo, di accostarmi alla politica di Termini Imerese e candidarmi, diciamo, come consigliere comunale di Termini Imerese diciamo si è maturata da 2-3 giorni a questa parte qua. Diciamo, mi sono accostato a delle persone che avevano delle idee molto innovative, che avevano idee di un cambiamento radicale della città di Termini Imerese, di un cambiamento totale, perché comunque andando in giro per Termini non ci raccontiamo le solite barzellette, lo vediamo tutti, è all'occhio di tutti, l'amministrazione precedente di quello che hanno fatto, diciamo, in giro per Termini Imerese, sporcizia ovunque, c'è il degrado più totale in qualsiasi punto della città, da Termini Bassa a finire a Termini Alta, ad arrivare anche vicino alla zona industriale, come oggi per esempio stamattina vedevo dei video dove c'erano cumuli di immondizia che erano una cosa vergognosa. Perché una persona che va a nord e tu gli dici io abito in un paese che sta sul golfo, non devo vergognarmi del paese dove sono nato, devo essere fiero
del paese dove sono nato, perché comunque a due passi da qua ci sono dei paesi come Cefalù o come Campofelice. Perché noi non abbiamo nulla di diverso di Campofelice o Cefalù, perché comunque noi, la nostra geografia ci porta comunque ad essere uno dei paesi più belli della costa settentrionale, se vogliamo, e noi questa cosa qua la dobbiamo rendere possibile, ma non solo noi come consiglieri comunali, oggi, domani il sindaco di Termini Imerese, tutti insieme dobbiamo fare la nostra parte, ognuno di noi deve fare la nostra parte, e soltanto così si può migliorare le sorti del paese dove viviamo. E non esiste completamente, che io anche vengo a sapere, perché non condivido il voto che fanno alcuni anche negli anni passati, nelle precedenti campagne elettorali, di andare casa per casa a bussare per raccattare qualche voto qua e là. Questo non lo condividerò mai. Questo non si condividerà mai. E anche un'altra cosa vi aggiungo. Non dovrebbe neanche esistere vedere persone in giro per Termini Imerese che piangono o che vanno dal politico di turno a chiedere qualche soldo per tirare avanti e comprare magari la spesa per il figlio che non arrivano neanche a fine mese, o che vanno magari a elemosinare un lavoro di una settimana, 10 giorni per qualche manciata di voti. Questa qua è una vergogna, questo significa accattonaggio elettorale. E questa cosa non deve essere alimentata assolutamente. Io sono sicuro che voi comunque, come concittadini, voterete con coscienza e con il cuore. E spero che potete darmi una mano su questa mia avventura a Termini Imerese. Vi ringrazio tutti, buona serata. Scusate, eccomi qua. Allora, come vedete, buonasera intanto da Paola Vallelunga, la presidente del partito politico Rinnovamento per l'Italia e candidata sindaco per Termini Imerese. Saluto chi ci segue anche da dentro casa, dai balconi, da tutti quelli che non sono venuti e ci stanno seguendo attraverso Teletermini, che ringrazio. Allora, io avrei tante cose da raccontarvi, però insomma comincio dall'ABC, ovvero prima di me su questa piazza c'è stata un'altra candidata sindaco che ha fatto, come dire, ha dato un'immagine molto bella, i droni, l'eleganza, tutto quanto. Io da quando sono arrivata a Termini, con tutti i problemi che ci sono e che la gente mi sta raccontando, perché vado in giro ovviamente a raccontare e farmi raccontare quello che succede, non ho avuto neanche il tempo di farmi i capelli. Questo per dirvi la differenza di chi fa le cose per la gente, di chi magari vuole dare una bella immagine di sé. Allora, io più che dare la bella immagine di me, vorrei dare la bella immagine politica, perché mi piacerebbe tanto cambiare il volto politico di questa città. Perché voglio cambiare il volto politico di questa città? Perché, voglio dire, ci sono tanti e tanti di quei problemi che il più delle volte vengono affrontate in campagna elettorale. Ci arriva un qualunque candidato, dice che ha un programma, illude le persone con quello che vuole fare, il giorno dopo il programma è già cancellato. Io vorrei chiedere a voi, tutto quello che vi hanno detto con i programmi precedenti è stato fatto? Può alzare la mano chi mi dice che è stato fatto qualcosa dei programmi precedenti? Alzi la mano qualcuno che dice sì, hanno fatto qualcosa. Mi pare di no. Quindi, voglio dire, fare dei programmi e poi non mantenere è quello che succede tutti i giorni. E allora ho trovato una città, perché qualcuno dice, ma lei è a Milano, che ci fa qua? Allora, io sono nata a Termini Imerese, non sono nata a Piazza Bagni purtroppo, perché tanti candidati sindaco poi vanno a Piazza Bagni a fare comizi e dicono, io sono nato qui, vanno a Piazza Sant'Anna, io sono nato qui, io sono nata in Via del Mazziere, però sono nata qui, a Termini Imerese, voglio dire. Quindi sono nata qui, sono cresciuta qui, ho fatto le scuole, la ragioneria, andavo alla villa comunale a fare gli allenamenti, allora c'era la pallavolo e tutto quanto. Però poi, come succede a tanti
tanti siciliani, a tanti termitani, non essendoci il lavoro, perché qualcuno che dovrebbe darlo e che solitamente sta dentro quelle poltrone, che dovrebbe occuparsi anche di questo, perché il comune, la regione, lo Stato devono mettere in pratica quello che dice la Costituzione, cioè dare alle persone la dignità con il lavoro. E come lo dai con il lavoro? Ovviamente sviluppando dei progetti che possono portare le persone a lavorare. Quello che stiamo invece assistendo ultimamente, lo vedete dalla televisione, dal Covid, dalla politica, è che nessuno vuole più dare opportunità di lavoro, purtroppo devo dire, stanno cercando di fare in modo che tutti vadano con il reddito di cittadinanza, perché pensano che togliere le possibilità di lavoro alle persone, dare un reddito alle persone, possa in qualche modo, tra virgolette, perdonatemi il termine, tappargli la bocca. Ma noi siamo per la dignità, perché lo sapete bene che se anche una persona è giusto che venga aiutata per le difficoltà, perché oggi tante famiglie purtroppo, devo dire, sono in difficoltà, però se devono essere aiutate per la difficoltà e va dato un sussidio, va dato un sostegno, quello che va fatto è va dato anche il lavoro. Allora dicevo, tutti i candidati poi dicono sono nata a Piazza Sant'Anna, sono nato il giorno dopo, voglio dire, si dimenticano di Piazza Sant'Anna. Io sono andata a vedere Piazza Marina, ci sono tante signore che escono, che guardano magari adesso dai balconi da casa, belle, incolanate, eleganti, che dicono abbiamo la lista delle persone per bene. Ma chi sono le persone per bene? Scusate, per me le persone per bene sono quelli che la mattina si alzano e vanno a lavorare. Per me le persone per bene sono le persone che hanno le mani sporche di lavoro, perché hanno i calli alle mani e perché hanno delle cose che devono fare. Quelle per me sono le persone per bene, non quelle che la mattina, voglio dire, vanno in giro a fare solo chiacchiere e cercare un modo di vessare i cittadini. Allora, cosa vorrei fare io qui? Sicuramente a Termini Imerese, come in tanti posti, sono arrivati tantissimi soldi. Non è vero, perché dicono, ma non ci sono i soldi, la regione non ha i soldi, il comune di Termini Imerese non ha i soldi. Non è vero, perché i soldi lo Stato e la regione li stanziano. Peccato che i progetti non vengono attuati. Allora, gli ultimi soldi che sono stati stanziati sono i 70.000 euro che sono arrivati. Qualcuno ha fatto la polemica, ma se li sono persi perché non c'era, diciamo, qualcuno non ha presentato il foglio, non ha presentato i documenti, che erano anche banali, per ottenere questi soldi. Però questi soldi non erano arrivati a Termini Imerese, adesso ci sono arrivati alla tesoreria. Vorrei sapere, vorrei chiedere dalle persone se i ragazzi hanno avuto messa in pratica già questa opportunità, cioè dovevano creare una, come dire, una scuola, un miglioramento per i ragazzi che adesso stanno giocando lì magari con qualche palloncino, per i ragazzi, per usufruire della messa in regola rispetto al Covid, delle cose che vanno fatte appunto in miglioramento per questi ragazzi. Secondo me i soldi o sono ancora in comune o, come capita spesso, i soldi arrivano, entrano dalla porta, escono dalla finestra e i termitani non vedono nulla di quello per cui sono stati stanziati. E allora perché mi candido? Perché non si può più vedere una città piena di topi, non si può vedere una città piena di scarafaggi, non si può vedere una città in difficoltà, non si può vedere quello che ho sentito durante il Covid, che addirittura dei buoni che sono arrivati e che dovevano andare alle famiglie in difficoltà, perché oggi tutte le famiglie sono e siamo in difficoltà, perché è così, perché vai al supermercato, spendi 200 euro, non te ne accorgi neanche, un attimo spendere dei soldi. Allora perché quei buoni erano stati dati? Perché dovevano aiutare le famiglie in difficoltà, e in difficoltà ci sono anche quelli che prendono 1000 euro al mese, perché se hanno dei figli e devono pagare l'affitto non arrivano a fare la spesa, e quei soldi dovevano servire per loro, quei buoni. Peccato che chi adesso si candida, ci sono candidate sindaco che erano lì e che sono lì ancora adesso, che quando la gente che aveva anche un reddito di cittadinanza di 150 euro andava a chiedere i buoni per la spesa, dicevano ma no, ma tu non ti spettano perché hai il reddito di cittadinanza di 150 euro. Ma cosa ci fa la gente con 150 euro? Niente. Quindi quei buoni andavano dati a loro. Allora, in questi mesi di reddito di cittadinanza, di problemi vari, di Covid, mi sono adoperata tutti i giorni, perché molti dicono ma la Valle Lunga è a Milano, cosa fa qua? La Valle Lunga, lo sanno bene anche alcuni critici e provocatori, non ha passato un giorno, un malloppo così di situazioni in questi anni fatte a favore dei termitani, e ce ne sono una valanga, a cominciare proprio, per tornare a questi buoni, di quei buoni che erano stati dati ad alcuni, a cui Sua Maestà il commissario e tutta la giunta li ha dati, però andavano al supermercato, addirittura non gli
davano neanche la carta igienica, cioè avevano abolito la carta igienica perché dicevano che non era un bene primario. Adesso dico, questo è togliere la dignità alla gente, questo è veramente vessare le persone, questo è rendere una città schiava, perché ovviamente quello che a me piacerebbe fare di questa politica è fare in modo che i progetti vadano avanti, che i soldi che vengono stanziati per i progetti vadano per i progetti e non nelle tasche di qualcuno che fa il giro e in modo sapiente li prende dallo Stato, li prende dalla Regione e poi vanno in tasca di alcuni che sono lì pronti a riceverli. Non posso dire molte cose, però io so quello che succede. Allora, cosa intendo fare, grazie anche a Benigno che ha insomma detto meglio di me alcune cose del posto? Vorrei preoccuparmi di rendere questa città da vera signora, una vera signora, perché è una città elegante, una città pulita, una città ordinata, una città senza spazzatura, una città senza sostanze tossiche, una città dove la gente non deve ancora morire di tumore, perché non è vero che i signori che sono stati lì adesso hanno le liste, c'è la lista degli scienziati, devono essere tutti scienziati, tutti laureati, ma chi l'ha detto? Ma perché sino ad oggi dentro questo comune non ci sono stati laureati? Ma perché non abbiamo avuto candidati sindaco e sindaci che erano laureati? E allora qual è il problema? Perché questa città è ancora nel disordine? Perché questa città è ancora nella spazzatura, in mezzo ai topi che neanche, con rispetto anche degli zingari, che neanche tra gli zingari ci sono o vengono morsi dai topi? Perché qualcuno non ha intenzione di fare le cose per il popolo, e quello che invece io vorrei fare sono proprio le cose per il popolo, perché dare dignità alle persone non è facile, bisogna avere però a cuore la politica, e di cuore qui dentro ce n'è sempre stato molto poco, mi dispiace perché si offende, ma le cose a cui si assistono lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Chi è stato candidato col PD e sta andando con la destra, poi da destra a sinistra, da sinistra a destra, non hanno a cuore questa città, hanno a cuore soltanto i loro sporchi interessi, e lo dico perché è così, e ne abbiamo prova, perché se avessero fatto quello per cui sono stati all'interno di questo comune, oggi avremo una città bella, oggi avremo una città vivibile, oggi avremo una signora città, e invece siamo qui a dire ma quanto è sporca, e poi mi chiamano e mi dicono Vallelunga, ma lo sa che qui c'è il cumulo di spazzatura, lei che può fare? Vallelunga, ma lo sa che c'è qui il problema dei topi, cosa dobbiamo fare? Mio figlio è stato morso. Ecco, questo è quello che succede, e io vorrei invece cambiare il volto politico di questa città. Chi mi segue sul Facebook sa quante cose io ho fatto anche per questa città, perché mi sono preoccupata persino di un ponte dove un famoso sindaco che c'era allora, il sindaco che allora era in questo comune, disse a proposito del disastro che stava capitando al ponte Ligneri: ma io non sono un benefattore, no, lui doveva fare solo una cosa, politica, e qui dentro vi assicuro che di politica ce n'è molto poca, di affari invece ne fanno tanti, ma di politica ce n'è molto poca. E allora io vorrei portare all'attenzione vostra un programma che sia fatto di cose semplici per chi vorrebbe da questa città solo un po' di cura per il verde, per fare giocare dei bambini senza magari essere morsi dalle zanzare o dai topi. Vorrei portare anche condizioni di lavoro, perché non prendetemi molto sotto gamba, vedete, perché molti dicono ma lei che può fare, ma lei che un navaghire, lei che così la valle è lunga, ma allora non fatevi abbindolare dai soliti manipolatori, perché la Vallelunga ha un progetto per questa città, ed è quello che è sempre mancato ai miei predecessori: avere un'idea, avere un progetto per la città e avere, come dire, un'idea da perseguire e portare avanti. Loro vanno lì solo per la poltrona, e ne abbiamo visti. Ultimamente passano il tempo solo a mandare messaggini su Facebook: vota per me, fanno le belle foto, fanno le belle cose. Io non le faccio queste cose, perché sono in giro ad occuparmi dei problemi, vi ho detto anche i miei capelli denotano che non ho avuto il tempo di andare dal parrucchiere da quando sono arrivata, e vi assicuro che ho passato nottate intere a scrivere per i problemi più disparati di questa città. Durante la campagna elettorale io mostrerò alla gente le cose che ho fatto, e vorrei dire, lo dico guardando Teletermini, a quelli che dicono ma io sono qui sola, ce ne sono, no? Che dico, sono qui sola a fare le cose politiche, non mi aiuta nessuno. Vorrei dire a tutti quelli che hanno fatto parte del Consiglio Comunale, la Vallelunga ha chiesto le dimissioni del commissario a febbraio, perché se il commissario non va bene ovviamente bisogna farlo andare a casa, e
allora la sottoscritta ha chiesto le dimissioni del commissario. Non c'è stato un eletto, nessuno del Consiglio Comunale, nessuno Presidente del Consiglio, nessuno di quelli che oggi si ricandidano, perché il commissario non c'è mai e il turista per sempre. Ecco, e allora perché non mi avete dato una mano quando io ho chiesto che il commissario a suo tempo andasse a casa per fare quello che era giusto fare per i cittadini termitani? Semplice, perché loro governano, come fa Musumeci, mi dispiace dirlo, il presidente Musumeci adesso sta facendo qualcosa per i migranti, perché veramente la questione Covid sta diventando pesante, ma la maggior parte dei politici governa con i titoli di giornale, perché governare è una cosa, fare i titoli con i giornali e alcuni giornalisti tra virgolette complici che dicono delle cose e che, come dire, dicono ah lui ha detto questo e lo farà, è un'altra cosa. Allora io ho sempre portato avanti delle iniziative e quando le porto avanti vanno a fine e vanno fino a in porto per quello che è, per cui in questi giorni cercherò di capire dove sono finiti i soldi che Termini Imerese ha ricevuto e che non sono andati ai cittadini termitani, perché si ritrovano ancora nella cacca, scusate la volgarità, scusate se dico così ma è la verità, perché questi soldi che sono arrivati per dei progetti i termitani non li hanno neanche visti. E allora mi preoccuperò di andare a fondo su certe questioni e di dare finalmente un volto alla città di Termini Imerese, perché ne ha bisogno. E tra i progetti che sicuramente vedrete nel programma, perché alcuni mi chiedono ma il programma ce l'ha signora Vallelunga, dico sì, io lo depositerò come tutti il giorno in cui ci sarà ovviamente da depositarlo, e sarà un programma che parlerà di situazioni concrete, di mettere a posto questa città, di ridare un volto e disegnare un volto, perché è stato sfregiato in questi anni da chi dice di fare politica e ha la sfacciataggine di ricandidarsi in questa città, e sarà anche un programma che parlerà di lavoro. Ebbene, una parola che oggi non si sente più, il lavoro, il lavoro. Con la Vallelunga forse, perché non voglio dire è così, e poi ci sarà nel mio programma anche una importante situazione di lavoro, e non è detto che si possa reindustrializzare con aziende che non sporcano il mare, che non inquinano, che non danno sostanze tossiche a questa città, e che non si possano sviluppare progetti turistici per dare finalmente un'identità ad una città sfregiata, ad una città piena di topi, ad una città piena veramente di tanti problemi che io li sento tutti i giorni. Però poi arrivano i soliti, no? Dicono ma io sono qua, sono la numero uno, sono quella che faccio, dicono altre candidate. Peccato però che quando c'era da dare una mano, ripeto, a fare in modo che questo commissario andasse a casa, erano tutti in vacanza, come saranno in vacanza dal giorno dopo delle elezioni, perché lo sappiamo, lo sapete da 25 anni, chi si candida il giorno dopo vi ha già dimenticati. La Vallelunga invece si ricorda tutti voi, volto per volto e persona per persona. Che dirvi, io vi ringrazio della vostra attenzione e della vostra presenza, vorrei anche chiedere se qualcuno vuole parlare insieme a me, perché qua c'è veramente tutto da rimettere a posto, a cominciare dai problemi che vivono gli anziani. Io sento vergogne che sono inaudite, cioè addirittura mi dicevano ma io non so, dicevo come fanno gli anziani per la sì, anche se ci sono servizi per andare a comprare la spesa perché non escono di casa, o anche per la questione della spazzatura, dico qualcuno va a prendere la spazzatura dagli anziani? Mi dicevano no, perché c'è un progetto entro marzo, bisogna fare la richiesta, e poi insomma se c'è un figlio che vive in questa città nessuno si occupa di andare a casa loro. Ma scusate, ma veramente, ma se il figlio sta male o dei problemi, ma è possibile che in questa città manchi l'ABC per i bambini, manchi l'ABC per gli anziani, manchi l'ABC per chi ha voglia di lavorare? Perché adesso la buttano sul discorso del reddito di cittadinanza, dicono la gente non vuole fare niente, vuole il reddito. Non è così, c'è tanta gente, lo so, che vuole lavorare, ma è giusto dare anche un sostegno quando le situazioni precipitano e quando ci sono problemi di lavoro, ma quella è un'altra storia, bisogna fare entrambe le cose. Qualcuno dice voglio occuparmi della sicurezza, no? Ci sono adesso tutte queste salvatrici della sicurezza, ma se la città è al buio, ma se in questi anni che avete amministrato avete fatto mancare l'acqua nelle case delle persone come se fossero in una tenda di campeggio e non in una città, avete fatto mancare la luce in questa città e adesso volete fare i salvatori della patria perché un drone vi riprende dall'alto, e allora siete le salvatrici o i salvatori della patria. Cioè, io sono veramente molto delusa, però vorrei dare a tutti voi un messaggio di speranza, perché io vorrei veramente
con la speranza che ho nel cuore, ma anche con cose che posso realizzare, perché non sarei così matta da candidarmi a Termini Imerese. Ma pensateci un attimo, chi me lo farebbe fare se non avessi un progetto e se non potessi soprattutto portarlo a termine? Io sono anni che mi occupo di politica in tutta Italia, voglio dire, di situazioni ne ho sentite tante. Ci sono stati problemi anche delle guardie giurate tempo fa, ci hanno contattato perché io sono presidente di un partito politico dei cittadini, perché io non ho i padrini dietro, non ho i santoni, io non sono la candidata di Lumia, io non sono la candidata di Battaglia o di Giunta, e io non sono la candidata di altri personaggi che conoscete bene, che vi hanno portato forse a questo punto. Io sono Vallelunga, sono la candidata di me stessa, non sono la candidata di Burrafato, non sono la candidata di nessuno, sono Vallelunga e ne sono fiera di essere Vallelunga. Non ho i padrini dietro, però ho sicuramente la capacità, che mi spiace dirlo, a tanti sindaci e consiglieri è mancata, che si atteggiano, però non hanno la capacità di fare le cose, e ce l'ho con prova che non hanno la capacità. Mi piacerebbe, lo chiedo a Teletermini, di fare dei duetti con i politici, con i candidati, per poter dimostrare che non hanno le capacità, ma che sono arroganti e che vogliono quella poltrona per farsi i fatti loro, e lo sapete bene, perché sapete bene chi c'è alle loro spalle. Quindi io sono Vallelunga, la persona che vuole, la presidente di un partito politico del popolo, che vuole risolvere i problemi di questa città con coscienza, con coerenza, con onestà, e portando ai cittadini quello che meritano. Perché non è vero che i soldi non ci sono, non è vero che i soldi non ci sono, i soldi arrivano ed escono dalla finestra dopo essere entrati dalla porta, senza dare ai cittadini quello che hanno bisogno e senza dare le cose per le quali sono state stanziate. Va bene, io non voglio stancarvi più di tanto, ci vedremo in giro. Chiedo però ai cittadini onesti, perché per me i cittadini onesti sono quelli che lavorano, quelli anche che stanno a casa e che non lavorano perché in questo momento hanno perso il lavoro, e sono persone oneste che hanno delle difficoltà, e non sono i colletti bianchi, quelli che la mattina si vestono e vanno in giro per altre cose. Per me le persone oneste sono tutti quelli che hanno a cuore questa città, che hanno dignità, perché è la dignità che fa l'uomo, non c'è altro, non c'è altre cose, il dottorato, non c'è quello, c'è la dignità. Allora, se sei anche laureato e hai una dignità, va bene, e la dignità, voglio dire, ce l'hanno le persone oneste, e per me oneste sono quelli che lavorano e anche quelli che in questo momento non lavorano perché sono in difficoltà. In questi giorni sono cominciati dei progetti, no? Tanti lavorano qui, lavorano lì, adesso c'è marciapiedi che da 20 anni sono rotti, guarda caso prima delle elezioni, ma è cominciato un lavoro. Ma questo non è comprarsi i voti, scusate, io non lo dico secondo il mio pensiero, una mia idea, quello non è comprarsi i voti, secondo me, secondo il mio modesto parere sì. Allora io non ho cose da offrire in campagna elettorale, io ho cose da fare una volta eletta, perché so il motivo per cui mi sono candidata, e so che è un progetto ben chiaro, ben definito, che dà fastidio a certi personaggi che continuano tutti i giorni a darmi dei problemi, cioè le persone si candidano e loro li intercettano, cosa che è già passata, e fanno in modo che li dissuadano. Ma di questo lo sappiamo, perché Termini non è libera, molti cittadini non sono liberi. Sapete quanti messaggi io ricevo nel Facebook e mi dicono: io voterò per lei, però non posso venire in piazza perché poi mi vedono. Ma che vuol dire poi ti vedono? Che cambia? No, poi mi vedono, non mi fanno più lavorare. Ecco, questo è quello che non deve più esistere. Io voglio una città di persone libere, di cittadini liberi, che possono votare per Tizio e Caio, che possono andare al comizio di Tizio e Caio senza per quello dire: ah, ma tu però dopo che fai? No, voglio una città libera, e questo è l'impegno che posso offrire alla città, e sicuramente insieme con Viva Termini, la lista della quale oggi non ho avuto neanche il tempo di stampare il logo, ma che è facile da ricordare, che diremo finalmente con quel logo: Viva Termini Imerese! Ed è questo che vorrei che tutti i cittadini potessero dire anche quando vanno fuori. Vorrei che fossero fieri, vorrei che fossero fieri di questa città come lo sono io. Abbiamo un paesaggio stupendo, ma mi dite un altro posto dove c'è un paesaggio così? Ma dov'è? Dov'è? Ma mi dite per un'altra città dove ci sono tutti questi problemi, le buche che io mi sono presa già una storta perché la sera manca l'illuminazione e la gente si rompe veramente l'osso del collo, e i bambini che vanno in giro magari di sera cadono, quelli che vanno con le moto che magari con le buche all'improvviso volano dalle moto, i morti di tumore che abbiamo in questa città. Certo, ci sono poi quelli ineducati che magari mettono la musica a tutto volume, quelli lì faremo in modo che magari la smettano di fare queste cose. Però una città sicura non si ha con dei progetti farlocchi, come qualcuno vorrebbe fare, riempendo la testa alle persone di politica fantastica. Si riempie la testa delle persone con la
con la preparazione e con i progetti che vanno nella direzione giusta. Prima cosa, illuminare tutta la città, che al buio sembra un tugurio. Io mi ricordo dei Natale che sono stati veramente spenti, che sembrava di essere in un tugurio. Allora illuminiamo la città, perché tante zone di questa città sono al buio, tante zone manca l'acqua, tante zone hanno la cacca, scusate la volgarità, dentro i lavandini, che gli esce dal lavandino. E allora quando è queste cose, come fai a dire io sono una gran signora, sono mamma, sono donna, sono questo, quando che siete stati lì dentro e non avete fatto le cose che andavano fatte? E allora di cosa stiamo parlando? Io almeno là dentro non ci sono stata, io posso dire che posso cambiare il volto di questa città e fare finalmente tutto quello che gli altri non hanno voluto fare. Ricordate, non hanno voluto fare, non è vero che non hanno potuto, non hanno voluto fare, perché se avessero voluto lo avrebbero fatto sicuramente, invece avevano altri interessi personali, altre cose, altri soldi da magari investire in altre situazioni. Vabbè, io non voglio dilungarmi molto. Vi ringrazio per l'attenzione, vorrei chiedere anche se qualcuno vuole parlare insieme a me, se do la parola ai cittadini, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa al microfono? Il microfono è aperto ai cittadini, perché i veri sovrani siete voi, non sono quelli che vi dicono per chi votare, il sovrano è il popolo che quando entra nella cabina elettorale con quella matita può scegliere da chi farsi governare e il voto deve essere libero. Io non vi ho riempito i Facebook di votate per me, perché non lo farò. Perché il voto è libero e la vostra coscienza sicuramente vi farà scegliere questa volta la persona giusta e la persona che cambierà e che almeno ci ha messo il cuore e l'ho dimostrato in questi anni con tanta attività fatta per Termini Imerese. Ho passato tutto il Covid con tanti di voi, il periodo del lockdown ero a casa ad occuparmi dei problemi cittadini e ne ho fatti tanti, a cominciare dal fatto che mancavano qui, mancavano i vari test, no? Per fare il test ho scritto alla regione, ho chiesto addirittura allo Stato di occuparsi dei problemi della Fiat, di avere un occhio di riguardo per inviare, come dire, dei progetti importanti a Termini Imerese. Insomma, le cose sono arrivate, io vi documenterò durante la campagna elettorale di tutte le varie cose, perché è giusto che la gente sappia dove finiscono i soldi. E una cosa che vorrei dire, state sicuri che la Vallelunga non chiederà i soldi ai cittadini, basta mettere le tasse sulla qualunque cosa, fare pagare una spazzatura quando poi la gente si ritrova ancora con la, scusate, con la spazzatura sotto casa. Stavo dicendo un'altra parola, ma non è meglio non dirla. Allora bisogna abbassare le tasse, bisogna avere rispetto delle persone e rendere questa città a misura di uomo, di ognuno, perché i diversamente abili ancora una volta in questa città, guardate lì, mi sembra che un diversamente abile possa andare in comune, possa andare a parlare con il sindaco, no, perché non c'è proprio la possibilità. E allora vi pare che una squadra di scienziati, che adesso dice facciamo la squadra di quelli bravi, quelli intelligenti, perché la gente non va bene per andare lì, ormai persino le signore che tutti i giorni fanno la spesa sanno come gestire i soldi e magari sanno quali sono i problemi di questa città. Allora io non vi voglio stancare ancora, vi ringrazio davvero di cuore per avermi ascoltato e voglio essere la voce del popolo. Io non sono la voce dei poteri forti, io non sono la voce di Lumia, lo ripeto, non sono la voce di Burafato, non sono la voce del senatore Battaglia, non sono la voce di Giunta, non sono la voce di nessuno, sono la voce di Vallelunga e vuole dire per tutti viva Termini! Grazie a tutti voi, grazie. Qualcuno vuole parlare? Allora il microfono è libero, va bene. Io vi ringrazio anche Jack e vorrò finalmente dire di essere la candidata che farà tutto quello che non si poteva fare. Grazie.